Buongiorno a tutti ragazzi, Giuseppe per il Bar del Calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Fuggire per rinascere. Come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo, You Can Print. Andate sul sito You Can Print, sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere e automaticamente vi porta lì per l'acquisto. Oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie, Feltrinelli, Mondadori, oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro. Andate lì, lo ordinate, nel giro di 4-5 giorni vi arriva. In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio di tutti i canali di distribuzione del mio libro, andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro. Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo, ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione, perché come sapete ci tengo moltissimo. Ciao! Intanto fa 8 gradi con vento a 13 nodi, pertanto so pure di più la percezione. E niente, qui la primavera è solo sul calendario quest'anno, fino adesso. Poi, prima di cominciare il video, volevo fare una premessa. Quando io parlo l'inglese, lo parlo qua su questi video, molto semplice, per una ragione ben specifica. Stiamo parlando di calcio, parlo con gente italiana, pertanto non c'è bisogno di forzarlo, perché qui ci sono dei residenti che sono affetti da allucinogeni, chiamiamoli così. E dicevo, non c'è bisogno di forzarlo l'inglese, perché sta a palla di pallone. Dico questo perché sento molti youtubers qui in America italiani che dicono delle cose molto interessanti, però hanno questo vizio di far sentire la pronuncia per forza. Addirittura certi dicono prima la cosa in inglese e poi fanno la traduzione in italiano. Vabbè, ecco, io lo uso molto facile, pertanto quando mi sentite è proprio perché mi immedesimo. Ecco l'Empire State Building. Questo bisogna dirlo forse in inglese. E allora non mi sembra giusto stare lì a fa l'americano. Detto questo, ho appena finito di vedere il video di Manuel sulle pagelle e vorrei fare un'eccezione pure io, visto che lui fa le pagelle. Allora, volevo farla solo su 3 giocatori. Uno è il portiere Mandas, mi pare si chiama Mandas, scusate. Ecco, come al solito noi a Roma dobbiamo sempre correre. Ragazzi, per giudicare un portiere ci vogliono anni, non ci vogliono mesi o partite, ci vogliono 3-4 stagioni. Quello è il portiere. Infatti ieri era una partita tecnicamente semplice, una partita dove l'ambiente era negativissimo, è una partita dove lui sapeva che degli errori non avrebbero comportato, teoricamente, non sa giocare contro l'Inter, Lautaro Martinez, come te sbagli di secca, per capirci. Ecco, questo vi fa capire che il ragazzo non è pronto, pertanto calma. Questo è l'ufficio postale, guardate quanto è grande e bello, c'è pure la biblioteca dentro e c'è anche la stazione di treni, la Pennsylvania Station. Questa è famosa, è grandissima, guardate. Il secondo giocatore è Gila. È evidente che adesso è affaticato, perché comunque da 0 giocate a 1000 minuti consecutivi un rigetto muscolare viene fuori, infatti è uscito. L'altro è Tadi Castellanos. Ecco, Castellanos è uno dei giocatori più utili che la Lazio poteva avere. Se guardate, ieri è stato presente in tutte le azioni difficili, in tutte le azioni fondamentali, nei gol, ma soprattutto è uno che alza la squadra, dialoga con tutta la squadra. Ecco, Castellanos,
sarebbe un ottimo con una seconda punta vicino a lui, una seconda breve linea, e giocare con sistema attivo. Per capirci, più vecchietti come giocavano Aldo Serena e Ramon Diaz. Ecco, quello sarebbe il perfetto per lui, perché è acerbo davanti alla porta. Questo l'ho capito, e passatemelo, perché vivendo qui in America vedo il calcio, chiamiamolo americano. Ecco, i giocatori hanno quei 2-3 secondi per cercare di fare gol. In Italia non esiste, naturalmente. E siccome lui non ha nel sangue il gol, non avendo quei 2-3 secondi a disposizione, molti sbaglia. Perché quella è una natura che tu ci devi nascere, come Ciro Immobile. Ciro Immobile sa fare solo quello e abbiamo visto i risultati. Pertanto, ecco, queste sono le mie tre pagelle specifiche, perché mi sentivo di dire queste cose. La partita è stata una partita lineare, come ci aspettavamo, partita, non dico dominata, perché gestita, ecco, con qualche rischio, il solito gol ridicolo che prende la Lazio, ma va bene così. E poi volevo parlare di il mago e il lupo, quello che ha dato attacco a Zaccagni contro la Juve. Ecco, questa gentucola, no, che voi elevate ai santi del calcio. Avete visto la viscidezza, la voglio proprio dire così, la viscidezza del giocatore fare questa dichiarazione a fine partita pubblica, sapendo che i tifosi accecati, molti, stanno ancora dalla parte sua. In più, a prescindere, si odia lo dito, pertanto, quale migliore occasione? Guardate, è bello qua. Ecco, allora io dico a questo signore, che noi detestiamo lo dito e non ci piove, ci mancherebbe altro. Ma tu ieri hai fatto qualcosa, anche passibile di denuncia, perché hai fatto danno d'immagine alla società, prima di tutto. Hai parlato di un contratto quando non lo devi fare. Questo è l'ingresso del Madison Square Garden. Guardate quanti ingressi. Questo video l'ho già fatto vedere per il canale di Manuel, ve lo dico qui. Andatevi a vedere i suoi video, sono interessantissimi. Ecco, hai fatto una cosa passibile di denuncia, perché hai leso l'immagine della Lazio, parlando di contratti che non ti competi. Ovviamente il modo come l'hai detto. E terzo, hai fatto leva sui tifosi facendo una dichiarazione pubblica. Pertanto io invito il nostro presidente proprio a denunciarti. Primo. Secondo, tu non hai proprio capito con chi hai a che fare. All'udito gli si può dire tutto, ma su questo terreno è da lasciare stare. E vedrai, caro Luis Alberto, che se tu non porti 8-10 milioni nelle casse della Lazio, togliendo il disturbo, tu ti fai a spaccare la tribuna 2 anni. Così, visto che hai deciso di fare una stagione anonima per far scendere il tuo valore, scientificamente fatto, perché dietro sicuramente hai una società che ti ha detto fai scendere il valore e poi noi ti prendiamo a pulire. Ecco, avendo fatto questo, caro signor Luis Alberto, adesso ci pensa l'udito a farti scendere di valore. Te metto in tribuna per 2 anni e vedrai che tu vali come persona meno di niente, secondo me, come calciatore qualche centinaio d'euro. Ecco, allora io torno sempre al solito discorso, e questa è la 34esima famosa strada, quella del miracolo di Natale, che finisce fino all'altra parte dell'isola di Manatta. Dovrei capire che le avenue sono 11 e partono da nord a sud, da sud a nord, e le street, quelle che fanno parte di Manhattan, sono circa 158-160, poi si mischiano col Bronx. Ecco, le streets io cammino in orizzontale, pertanto prendo da east a west, e le avenue da nord a sud. Questa è la 34esima, questa è la corsia preferenziale.
e si va fino sia dalla parte east, cioè lì si vede l'Atlantico, che dalla parte est, lì si vede New Jersey, dove vivo io. Per capirci, questa è Mesis, protagonista di quel film Miracolo sulla 34esima. E torniamo, lì c'è un negozio di cannabis, qui è legalizzata a Manhattan. E torniamo al furuncolo fastidioso. Ecco, tu, oltre a fare lo schifo che hai fatto, cioè che qualche squadra ti sta dietro e ti ha chiesto di far scendere il tuo valore, misero umanamente, buono tecnicamente, adesso vedrai che il tuo valore scenderà come quotazione in borsa. Pertanto, caro Luis Alberto, preparati a 2 anni di riposo, stipendiato, oppure porti 7-8 milioni alla Lazio e te ne puoi andare candidamente a fare in culo. Ecco, pertanto, questo discorso che io sto facendo, guardate l'Empire quanto è grande, un giorno ci vado e lo faccio vedere, perché tanto adesso, come finisce la primavera, visto che è ancora inverno, comincio col tour del mondiale per il canale Emanuel. Ecco, come io dico spesso, basta santificare questi calciatori. Vedete, vedete Luis Alberto? Luis Alberto fu quello che disse sull'aereo della Lazio: i soldi lascia a noi. Luis Alberto è quello che non si presenta ai ritiri perché gli rode il sedere. Luis Alberto è quello che non parte dalla squadra perché vuole rinnovo di contratti. Luis Alberto è quello che cammina da mesi dentro al campo, anzi da anni, aggiungerei io, ma da mesi, in modo spudorato, perché questa mattina lavano nelle strade, perché qui i senza tetto ci fanno i loro comodi, eppure, perché essendo sempre ventoso, qui porta immondezza. Ecco, Luis Alberto è quello che in 6-7 anni di calcio non è stato capace di battere una punizione o un calcio d'angolo tra la linea dell'arietta piccola e il dischetto di rigore, dove la Roma ci fa mozzarella in carrozza. La Roma, visto? Un gol a noi, un Armila, lì si battono i calci d'angolo, caro Luis Alberto. Ecco, allora, speriamo che questa esperienza con questo infimo personaggio, con questo qui, un giorno ci ho incontrato Pirlo prima del derby tra i New York Metro, New York, manco mi ricordo come si chiama. C'era un'intervista e ho conosciuto Pirlo, gli ho detto quante parolacce ti ho detto, e lui si è messo a ridere, ovviamente, molto affabile, molto tranquillo. Questa era Square, una piazzetta buona a guardare così zozza, perché la mattina Manhattan fa schifo, ragazzi, perché la gente fa schifo la notte prima, ovviamente. Ecco, allora, questa è Mesis con tutte le sue rappresentazioni. Ecco, allora, mentre io inquadro queste cose abbastanza belle e serie, vorrei dire a quel piccolo essere inutile e fastidioso di andare dove gli pare. Solamente deve portare 8-10 milioni alla Lazio, se no spacca la tribuna, manca la panchina, perché il panchina dà fastidio, perché è uno che parla male e noi gli parla male siamo stufi. Però ecco, mi rivolgo ancora a voi per chiudere il video. Sono tutti comuni mortali, a cominciare da me, che vi dico queste cose: i giocatori sono indossatori della nostra maglia, la devono amare, non con i sentimenti, col lavoro, la devono rispettare, la devono onorare e la devono far diventare più grande possibile, stando sempre a ciarlatano che comanda la società. Luis Alberto escluso, perché adesso dico Luis Alberto escluso, perché adesso in questo caso sarò dalla parte dello dito fino a che questo individuo toglierà il disturbo, perché una cosa veramente vergognosa quella che ha fatto, e ripeto, passibile di denuncia, perché tu hai parlato di contratto davanti alla gente pubblicamente, non lo puoi fare, e soprattutto hai sprezzato i soldi che guadagni, cioè i soldi che ti danno i laziali. Ragazzi, apriamo gli occhi, apriamo gli occhi, apriamo gli occhi. La Juventus ha cacciato via Del Piero, una bandiera vera, 8 mesi prima,
Del Piero non ha fatto una parola da professionista qual è, e se n'è andato. Poi si sono visti i risultati. Ecco, io penso di essermi spiegato, e questo era quello che pensavo sulla partita di ieri, partita abbastanza piatta, ma soprattutto su quel fantoccio che voi chiamate mago. Ecco, quello è un mago, però di soldi sua. Ecco, andasse a giocare a PlayStation, che c'ha una cabina PlayStation che costa 50.000 euro, alla faccia di Laziali che non ce la fanno neanche andare in curva. Ok ragazzi, e per il resto ci pensa Manuel con i suoi video. Un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti, buona giornata, sempre avanti Lazio, speriamo che almeno a questa fine stagione 3-4 vittorie e possiamo fare. Ok ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, abbonatevi, like, condividete, e sempre avanti Lazio. Un saluto dalla 37esima con la Broadway, Giuseppe Manatta per il Bal del Calcio, e avanti Lazio, ciao a tutti.